Dottoressa Sara Farnetti, specialista in medicina interna, esperta in fisiopatologia del metabolismo e della nutrizione. Ma allora, solo i ricchi possono sperare di riuscire a procurarsi una vita più lunga e come si conciliano cibo e sostenibilità? Non si tratta di avere a disposizione dei sofisticati device, abbiamo già a disposizione il nostro corpo che è il più sofisticato delle macchine che abbiamo a disposizione, tant'è vero che è un sistema complesso. Il concetto di sostenibilità oggi è un concetto molto ampio, si parla di sostenibilità ambientale, sociale, economica, ma la prima casa è il nostro corpo, quindi dico sempre che un concetto di sostenibilità ambientale in questo caso e poi ho detto sociale, economico, sempre relato all'ambiente, non può esistere se non siamo in grado prima di pensare al nostro corpo, quindi partiamo da scelte sostenibili per il nostro organismo. E la cosa singolare che forse ci sorprenderà, ma non dovrebbe, è che insieme queste scelte sono le scelte sostenibili anche per l'ambiente. Noi abbiamo sempre un'idea della medicina come una medicina riparativa, cioè io sto male e devo guarire il sintomo, mentre la cura più che la medicina che ci propone lei è funzionale, cioè predittiva, preventiva e personalizzata per invecchiare bene e in salute. Ma bisogna quindi pensare al cibo come una medicina? Sicuramente non pensare, ma tutti i giorni lo mettiamo in atto questa strategia. Superiamo il bias di pensare che la carne non è sostenibile e fa male e il vino non è sostenibile e fa male. Probabilmente sì, se abusiamo, ma il problema è la combinazione, la quantità e la costruzione di un regime per quella persona che è appunto, come diceva lei, personalizzato a quello biologico. Per fare un esempio, noi pensiamo che il vino non sia sostenibile, abbiamo sentito tanti dibattiti circa il vino o la carne, non perché li voglia difendere, ma proprio per cercare di capire che poi non è l'alimento singolo che fa male, ma il concetto. Ma nessuno ha parlato mai del caffè? Se considerassimo uno dei criteri della sostenibilità, che per esempio è il consumo d'acqua, per una tazzina di caffè di 40 ml consumiamo almeno 7 volte più acqua, per farla, di un bicchiere di vino. Oggi possiamo addirittura capire cosa vogliono che mangiamo i nostri geni. Cioè siamo così sofisticati nelle indagini e anche nelle risposte che chiediamo al nostro corpo di darci per aiutarlo, che poi invece ci perdiamo in metodi mode e demonizziamo un alimento piuttosto che un altro. Allora, la dieta, diciamo, funzionale parte dal principio di far lavorare tutti i nostri organi e al contempo lei vede sempre presente la combinazione tra cibo e ormoni. Esattamente come funziona questa combinazione e questa complessità? Penso che sia la meraviglia del nostro corpo, appunto, che ogni alimento che mangiamo, in realtà ogni combinazione di alimenti, perché in realtà non mangiamo mai un alimento, pensiamo che un piatto di pasta sia un alimento, non è un alimento, è una combinazione di alimenti e tipi di preparazioni, la pasta bollita, al dente, mantecata o non mantecata, l'olio, il pomodoro, quindi c'è sempre una complessità di un piatto che stimola più o meno certi ormoni. Ci fa un esempio? Certo, per esempio l'insulina, di cui tutti sentiamo parlare, che è l'ormone che controlla poi la longevità. Perché se l'insulina è bassa nella nostra dieta siamo in grado di ridurre la massa addominale e la massa addominale dentro la massa grassa, ma non la massa grassa sottocutanea, quella che vado a applicare, che non mi piace, la massa grassa viscerale, quella che infiltra il fegato, il cuore, gli organi, e in quel caso è proprio l'ormone insulina, il primo ormone che controlla appunto la deposizione di questo grasso. E io che posso fare ad ogni pasto? Cercare di creare delle soluzioni che richiedano la produzione al mio corpo, in questo caso al pancreas, di meno insulina. E la cosa meravigliosa è che anche se il corpo viene viziato nell'iperproduzione, anche se il corpo purtroppo a volte si trova in stati di obesità e sovrappeso dove l'insulina è molto alta, cambiando stile, in questo caso nutrizionale, e se mi permette diventiamo più sostenibili per il nostro corpo cambiando stile nutrizionale, riusciamo a rimodulare anche la produzione insulinica e quindi la risposta dei recettori.